Un italiano su tre vota comunista. E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino. Chi è Enrico Berlinguer? Non lo so. Non lo so, sincero, non me lo ricordo. Non l'ho nemmeno studiato, quindi è colpa del sistema scolastico. Per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Ma se cambierà un nome, che va felici, non so, che non avrà niente a che cosa vedere con la classe operaia, penso che noi, il Partito Comunista, perderà. Ci farà una buonissima cosa. Guess I'd never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. D'Alema, di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà. D'Alema, di una cosa, di qualcosa, reagisci. Have a big expensive car, Jack Maffers on the ground. Per come la interpreto io, la sinistra è combattere l'ingiustizia, non difenderla. Non perdiamoci di vista! Perdiamoci di vista la copertina di Silvia Mauro per la nostra parola del giorno. La nostra parola è appunto sinistra. E allora, è una parola che mi viene da dire un po' ambiziosa di questi tempi. Che cosa significa oggi essere di sinistra? Che cos'è oggi la sinistra? Ieri c'è stata la direzione del Partito Democratico, la nuova segreteria, ma ieri c'è stata soprattutto la presentazione del programma dei 1000 giorni. Ecco, quanto c'è di sinistra in quel programma? Ne parliamo con i nostri ospiti. Do il buongiorno a Gianfranco Fini, buongiorno, presidente, bentornato a Coffee Break. Grazie. Saluto Nicola Latorre, Partito Democratico, senatore Latorre, presidente della Commissione Permanente Difesa, la quarta commissione. Buongiorno, buongiorno e bentrovato. E do un buongiorno grande ad Aldo Tortorella, filosofo, giornalista, scrittore, partigiano. Grazie. Direttore oggi di Critica Marxista. Ho sì. Detto tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Ben meno trovato. Filosofo, perché diciamo sono sempre stato un apprendista, vero? Ecco, quindi filosofo è esagerato, ecco. Lei un ragazzo è modesto. Che studiava filosofia. Lei è anche modesto. Le chiedo subito, no? Quando dica. Diciamo la parola sinistra, che ne abbiamo messo nel cruciverba, sì. A lei viene in mente? Mi viene in mente certamente, come ha detto anche il nostro Presidente del Consiglio, mi viene in mente la giustizia. Ma mi viene contemporaneamente in mente le persone che soffrono, diciamo. La sinistra, per sua vocazione, dovrebbe essere la rappresentante di coloro i quali non hanno potere nella società, perché lei, io stesso, che ho un po' di cultura, i vostri ospiti, abbiamo un po' di potere, diciamo, poco magari non abbiamo, ma ce ne sono tantissimi, la maggioranza, che non ne hanno nessuno, a parte il fatto di lavorare, diciamo, ecco. Oppure, peggio ancora, di essere disoccupati. Ecco, e questi dovrebbero essere la base della sinistra. E quello che possiamo mi dispiace dire... è che questa rappresentanza sia un po' dimenticata. Ecco, possiamo dire che il Partito Democratico è un partito di sinistra? Certamente occupa lo spazio della sinistra nel Parlamento. Impropriamente o propriamente? No, lo occupa legittimamente. Legittimamente non c'è dubbio, ma propriamente o impropriamente rispetto al concetto, ecco, di sinistra? Non esiste un concetto astratto di sinistra, ci sono le sinistre che storicamente si affermino, pensiamo alle sinistre storiche, diciamo, ecco. Che si sono poi, sono poi diventate trasformiste e hanno dato vita a alcuni dei governi non buoni, ecco, dell'Italia unita. E quindi la sinistra si definisce storicamente per quello che è. Oggi il Partito Democratico rappresenta, diciamo, quello che una volta si sarebbe chiamata la sinistra più moderata credo anche dell'ala destra delle socialdemocrazie europee, ecco, molto liberista, molto
diciamo, anche incline ai desideri, alle volontà, diciamo, che si manifestano in questo ambito della struttura economica, che è poi quella che ha fatto fallire, lo stava facendo fallire, vero, molte banche, è vero, e ha portato alla crisi economica. Quindi la cosa bizzarra è che adesso comandano quelli che hanno fatto fallimento, vero, nel mondo, dico, e in Italia abbastanza. Quindi questa sinistra, Presidente Fini, mi aiuti, no? Può essere che in qualche maniera tolga spazio alla destra? Perché se ha ragione Aldo Tortorella quando dice che è una sinistra, diciamo, nuova, con caratteristiche diverse, fortemente liberista, sembra quasi che non ci sia più bisogno della destra. Mi aiuti a ragionare? Non esageriamo. Diciamo che la destra attualmente sta facendo molto per rendere plausibile la sua domanda. Credo che oggi il punto di forza del Presidente del Consiglio sia quello di non avere alternative, sostanzialmente. Perché il centrodestra sta vivendo un momento di grande travaglio, non è solo un problema di premiership, è un problema di disomogeneità dei contenuti, così come ricordava prima l'onorevole Tortorella, è giusto parlare delle sinistre al plurale, credo che per certi aspetti sia lecito parlare anche di destre, nel senso che non è più sufficiente autoetichettarsi o applicare questa etichetta di collocazione parlamentare, tra l'altro tutti coloro che sono qui, e spero anche tanti telespettatori, sanno perfettamente che la definizione destra-sinistra altro non è che in ragione della parte dell'emiciclo che in Parlamento si occupa. Io da tempo sostengo che in una fase come quella in cui siamo chiamati ad operare, che è sostanzialmente post-ideologica, rispetto al filmato che abbiamo visto prima, è passato un arco di tempo molto più ampio dei 30-40 anni che ci separano, è cambiato davvero il mondo. In una fase post-ideologica, con partiti che sono profondamente diversi da quelli che abbiamo conosciuto, io sono entrato in Parlamento, c'era Berlinguer, c'era Almirante, c'erano uomini che in qualche modo erano figli di culture politiche profondamente vissute nel nome di ideologie. Oggi è tutto molto molto più, come dire, bravo, molto più sfrangiato. Allora, cos'è destra, cos'è sinistra? Certo, io non teorizzo, per carità, una sorta di pensiero unico, di omologazione, sarebbe la fine della politica, e già per certi aspetti ci siamo vicini, ma voglio fare un esempio. Quando il Presidente del Consiglio dice, lo ha detto anche ieri, noi dobbiamo batterci per il merito, per una concezione della società che privilegi i più capaci, coloro che lavorano di più, ma dice una cosa che quando facevo l'università era in qualche modo più un vessillo della destra che della sinistra, non perché la sinistra fosse contro il merito, ma perché, almeno a mio modo di vedere, all'epoca la sinistra teorizzava l'uguaglianza più come punto di arrivo, e tutte le lotte operaie, tutto quello che in qualche modo il PC e le sinistre in Italia e in Europa facevano era finalizzato alla costruzione di una società di uguali in cui fosse garantita a tutti la giustizia sociale. Noi teorizzavamo un'uguaglianza nel punto di partenza e una selezione per merito. Una delle tante differenze destra-sinistra all'epoca era che non contestavamo affatto una società di diversi in cui c'era chi aveva di più e chi aveva di meno. Oggi sentire la sinistra di Renzi che dice il merito, la selezione, la capacità che è destra e sinistra, secondo me è l'evoluzione. Beh, non è l'unica cosa, diciamo, del discorso di Renzi che ci ha colpito. Faccio questo esempio, se ne potrebbero ieri, no? Fare tanti altri, insomma. No? Adesso poi proviamo ad entrare nel merito. Però, no, posso una cosa sola, sì. Una piccola polemica finale, no? Giustamente salutando l'onorevole Tortorella ha detto è un uomo modesto, ecco. È un uomo di sinistra modesto. Renzi è un uomo di sinistra tutt'altro che modesto, direi molto molto ambizioso. Senatore Latorre, il discorso dei mille giorni di ieri di Renzi è un discorso di sinistra? Cioè in questi mille giorni ci sono politiche di sinistra? Contiene molti elementi di un'idea nuova di sinistra. Naturalmente è anche il discorso del capo di un governo di coalizione che deve tenere conto anche di equilibri politici che consentano al governo di realizzare gli obiettivi. Ma in quel programma ci sono molti elementi di una nuova idea di sinistra. Io voglio riprendere le considerazioni, tra l'altro la presenza qui di Tortorella è per me una grandissima, è un grandissimo piacere incontrarlo.
perché è stato, diciamo, uno dei leader della sinistra italiana, e devo dire anche, per come io lo ricordo, anche uno dei leader più attento alle esigenze anche di rinnovamento della sinistra. È arrivato nel frattempo Nicola Fratoian, io le chiedo perdono, però lo facciamo entrare perché lo vedo che vaga nello studio. Ben arrivato, buongiorno. Sinistra, ecologia e libertà. E tutti dicono il traffico sempre. Tortorella diceva che la sinistra giustamente nasce con l'obiettivo di dare voce a quella parte debole della società che non aveva la possibilità di avere voce, di far valere le proprie ragioni. Nasce così la sinistra e via via si è evoluta nel corso del tempo, ponendosi anche poi l'obiettivo, partendo da quei valori, anche da quel principio di rappresentanza, di cambiare la società e di assumere anche una prospettiva di governo. La sinistra italiana prima della lotta di liberazione era una cosa molto diversa da quella che è stata dopo la lotta di liberazione. La sinistra italiana prima degli anni del centro-sinistra era una cosa abbastanza diversa rispetto a quello che è diventato dopo. Voglio cioè dire che questa idea di una sinistra prigioniera del passato che risponde a delle categorie, diciamo, rigorosamente ha un'idea immobile della sinistra, è diciamo, un'idea che a mio avviso ha rischiato di, questa sì, di compromettere il ruolo, la funzione, la presenza della sinistra. Oggi l'idea di sinistra deve fare i conti con una realtà sociale molto diversa rispetto al passato, ma soprattutto deve fare i conti con una dimensione una visione, una dimensione anche della lotta politica completamente nuova rispetto a prima. La sinistra che noi abbiamo conosciuto nel passato è una sinistra che muoveva e costruiva le sue prospettive, i suoi progetti in una dimensione rigorosamente nazionale. Oggi ecco un elemento, per esempio, molto forte di differenza tra la destra e la sinistra è di costruire una prospettiva in una dimensione sovranazionale. Ma quando parlo di dimensione nazionale e sovranazionale non è che dico che la sinistra non si occupava dei problemi del mondo, tutt'altro. Il problema è, cioè, lo schema, diciamo, tradizionale delle relazioni, diciamo, nel Partito Comunista di cui io nel quale ho avuto l'onore di militare, era quello invece che bisognava prima parlare della situazione internazionale, poi di quella nazionale, poi di quella locale, e naturalmente questo era un elemento importante per avere una visione, ma la prospettiva politica, la dimensione dell'iniziativa politica era collocata in una dimensione nazionale, perché era la dimensione entro cui... Certo. E invece, diciamo, oggi diciamo, la sinistra di Renzi, il PD di Renzi... Io per esempio penso che oggi una sinistra che non è in grado a livello europeo di imporre una svolta politica radicale nelle politiche che oggi presidiano l'Europa è, diciamo, non è la sinistra che fa il suo dovere e non dà voce anche alla parte debole della società. Molti elementi di una nuova idea di sinistra ci sono nel discorso dei 1000 giorni di Renzi, così ha detto il senatore Latorre, l'ho scritto per citarlo correttamente. È così, Fratoian. Vuoi capire cos'è la sinistra? Ma io veramente ho qualche dubbio su questa lettura. Avevo un sospetto, diciamo. Non mi pare che sia così. Adesso lo dico, purtroppo ho perso la prima parte della discussione. Ascoltavo adesso il senatore Latorre. Io non credo che il problema della sinistra sia stato farsi imprigionare dal passato. Il problema della sinistra è stato quello di farsi imprigionare nel presente, di perdere la capacità di guardare al futuro e di farsi imprigionare nel presente dentro la perdita di un orizzonte, di una visione del mondo, di un punto di riferimento, anzi assumendo un'altra visione del mondo. La verità è che la sinistra, la parte più grande della sinistra, più rilevante dal punto di vista del suo peso politico, diciamo quel partito che oggi è il PD e che è arrivato lì attraverso diverse evoluzioni, a un certo punto ha subito
più che il fascino, l'idea che non ci fosse più storia, che la storia fosse sostanzialmente conclusa, che si trattasse di amministrare l'equilibrio dei poteri esistenti, di lavorare dentro quel quadro lì. L'ubriacatura per l'idea che il liberismo e il mercato fossero alla fine la soluzione ai problemi e che andassero al più un poco regolati è stata per certi versi la fine della politica, dunque della sinistra, cioè l'idea che la politica non fosse un'ancella dei poteri economici, dei meccanismi di mercato, ma avesse invece il compito di svolgere una funzione di regolazione, di programmazione, di indirizzo, di occuparsi dell'interesse collettivo e dunque di svolgere per questa via la sua funzione. È lì che la sinistra è andata in crisi, mica perché qualcuno ha mantenuto qualche bandiera in piedi. Del resto la sinistra che si è attaccata ai simboli, si è andata via riducendo sempre di più, non è quello il problema che noi abbiamo vissuto. Io trovo invece che la sinistra va in difficoltà quando, come nel caso di ieri, ascoltando Renzi, sento un premier molto fascinoso, con una grande capacità comunicativa, è inutile che ce lo neghiamo, che dice: qualcuno vorrebbe che noi abbassassimo i salari, con tono molto forte, noi invece pensiamo che questa sia la via sbagliata. Peccato che nel frattempo, bloccando la contrattazione anche per il 2015, ai salari reali dà un colpo decisivo e lo dà anche a quei salari che hanno ricevuto gli 80 euro, il che diventa un clamoroso paradosso sia dal punto di vista di quell'idea di redistribuzione messa in campo, ma anche dal punto di vista dell'obiettivo dichiarato, quello del rilancio del consumo interno. A me colpisce che un premier come Renzi, che parla di una nuova sinistra e dice: facciamo una bella cosa, l'Italia ha 44 forme di contratto di lavoro, una selva incomprensibile che ha moltiplicato la precarietà, non ha aggiunto un posto di lavoro e ha peggiorato significativamente la qualità del lavoro che c'è. Questo è un dato di realtà, non è un punto di vista ideologico, ma basta vedere i dati, quello che ci dicono le rilevazioni. Arriva Renzi e dice: facciamo una grande rivoluzione, facciamo un contratto unico a tutele progressive. Si può naturalmente discutere, io vorrei discutere di che cosa vuol dire tutele progressive, di quanto tempo passa, perché questo progresso si sviluppi, visto che ha a che fare con la vita concreta delle persone. Ma dico una cosa a Renzi: come si fa a parlare di una grande rivoluzione, di un unico contratto a tutele progressive, se due mesi prima si è fatto un decreto, si chiama decreto Poletti, che porta a 36 mesi la possibilità di rinnovare il tempo determinato senza causale e quindi complessivamente nell'idea di Renzi porta 6 anni il tempo di questa progressione? Allora, fermo fra due anni. Per dire che la sinistra è naturalmente la ricostruzione di una narrazione, di un'idea, di una visione, ma è anche e necessariamente la ricostruzione di una capacità di intervenire per la redistribuzione della ricchezza, per l'allargamento dei diritti, ed è questo che in questi anni è andato largamente. Allora, so che il senatore Latorre vuole replicare, però io prima vi farei vedere, vi farei ascoltare qualche passaggio di ieri di Renzi, perché altrimenti, so che voi siete informatissimi, magari a casa qualcosa se lo sono perso, e vi faccio ascoltare sia Renzi, che ieri appunto ha raccontato di questi 1000 giorni, no? Del programma dei 1000 giorni, sia però delle persone che poi ieri erano alla direzione del PD e quindi di che idea si sono fatte loro. Quindi vediamo il servizio di Patrizia Viola. Personalmente dico a quella parte di sinistra più dura rispetto alla necessità di cambiare le regole del gioco sul lavoro, che per come la interpreto io, la sinistra è combattere l'ingiustizia, non difenderla. Ricordiamoci che l'articolo 18 ce l'ha anche la Germania, eh? Poi le regole possono aiutare, ma oltre che sulle regole, concentriamoci per favore su come dare lavoro, su come fare un po' di investimenti in questa situazione. Il punto di partenza per questo paese è incrociare nuovamente la crescita del lavoro, un paese che da decenni o non cresce o va indietro, cresce pochissimo, che è anche avvitato di un debito pubblico molto elevato, e quindi bisogna reimparare a tenere i conti a posto, ma contemporaneamente a crescere, a creare occupazione, a far ripartire le filiere industriali. Io ritengo, assumendomi la responsabilità di quello che dico, che non ci sia cosa più iniqua in Italia di un diritto del lavoro che divide in cittadini di serie A e di serie B. Tu sei una mamma di 30 anni, sei dipendente pubblica o privata, hai la maternità. Sei una partita IVA, non conti niente. Questo è un mondo del lavoro basato sull'apartheid. Sì, la battuta di Pietro Ichino è famosa, quella sull'apartheid, la trovo un po' eccessiva da sempre.
Penso che si debba risolvere il problema della disuguaglianza, sulle modalità con cui farlo però non accetto la versione per cui la sinistra radicale, perché Renzi ha detto così, è troppo dura rispetto al cambiamento, tutt'altro, magari è un'idea diversa di cambiamento e non c'è bisogno di avere la sinistra radicale, magari anche una sinistra moderata che la pensa così. Cosa oggi è ancora di sinistra? Ma per me è ancora di sinistra lavorare per produrre lavoro per i giovani, e questo credo che sia l'impegno più grande che questo nostro governo dovrebbe e dovrà mettere in campo. La questione del lavoro è una questione affrontata con mentalità di sinistra? Beh, la questione del lavoro è una questione che, lo ripeto, ha posizioni anche diverse nel partito, però è importante che Renzi abbia voluto dedicare alla fine del mese una direzione su questo argomento. Aspettiamo le indagini e rispettiamo le sentenze, ma non consentiamo a nessuno scoop di mettere in difficoltà o in crisi decine di migliaia di posti di lavoro, e non consentiamo che avvisi di garanzia più o meno citofonati sui giornali consentano di cambiare la politica aziendale in questo Paese. Credo che rifarsi alle garanzie costituzionali per gli inquisiti, per gli imputati, non sia affatto un attacco alla magistratura. Vogliamo garantire la libertà della magistratura, che è un principio costituzionale sacro, e altrettanto vogliamo garantire le garanzie degli imputati. Io penso che il compito della sinistra sia quello di interpretare le sfide del proprio tempo. Oggi forse le disuguaglianze che caratterizzano questo tempo sono magari diverse, nuove, più complesse di quelle che abbiamo sempre conosciuto, e la capacità, credo, di essere veramente una forza di sinistra che vuole occuparsi anche dei problemi di quelli meno rappresentati sta anche nella capacità di cogliere quali sono quelle categorie, quei soggetti, quelle fasce sociali che non hanno voce. Ma la sinistra è lavorare per ridurre le diseguaglianze in questo Paese, che è quello che stiamo provando a fare. Dare 80 euro a chi ha sempre pagato tutte le crisi del Paese serve esattamente a questo, a tentare di ridurre quelle enormi diseguaglianze che sono cresciute in questi anni. Quella deve essere la stella polare di un partito di sinistra. Ah, è chi si batte contro le ingiustizie. E anche chi va a votare senza perdere il turno. Senza perdere il turno. Gentiloni andava a votare, quindi si lamentava che la nostra Patrizia Viola gli impedisse di andare a votare. Allora, so che la Torre vuole replicare a Fratoianni, ma prima consentitevi di passare attraverso Tortorella, perché c'è un punto, una delle questioni di ieri, forse quella più dibattuta, no, nelle ore successive, è quella legata al lavoro. Ad un certo punto Renzi dice non è plausibile che il nostro paese sia diviso in lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Lei avrà letto che Fassina, con, devo dire, un messaggino che era molto efficace, se non altro, credo un tweet, non so bene, ha detto, lui li vuole tutti di serie C. Li vuole tutti di serie C? Beh, certamente sì, se il problema viene posto in quel modo, l'unica risposta possibile è eleviamo le tutele per chi non ce l'ha. Dal punto di vista della sinistra, diciamo, non togliamole a chi ce l'ha, perché questo famoso articolo 18 poi è una banalità, appunto mi pare che sia stato detto che esiste anche in Germania, nel senso che se il licenziamento è per ingiusta causa si può ricorrere al magistrato, non era proibito licenziare in Italia, e quindi un antico segretario, non certamente estremista, della CGIL Trentin, disse nel 1990, intorno al 1990 o giù di lì, insomma, quando veniva avanti il liberismo, siamo di fronte a una vendetta di classe. La espressione era un po' forte, diciamo, ma aveva un suo fondamento, perché questa questione dell'articolo 18 che si trascina da tanto tempo ha molto l'aspetto di una questione puramente ideologica, non di una questione concreta. La questione concreta è che è vero che in Italia ci sono troppi, a partire dai giovani precari, è lì che bisogna alzare le tutele. Non toglierle a quelli che ce l'hanno, anzi si toglie il punto di riferimento. No, poi mi perdoni, magari la mia è una domanda, un'osservazione banale più che una domanda, però io mi chiedo perché ogni volta che discutiamo di lavoro, nel momento in cui il paese ha un livello di disoccupazione spaventoso, 12,6 credo, no? 42, e poi se parliamo del sud, voglio dire, questa cifra cresce considerevolmente. Quando parliamo di lavoro e quindi di mancanza di lavoro, la prima preoccupazione è quella delle regole su come licenziare
licenziare. Io lo trovo bizzarro, però chiedo a lei, perché mi fido della sua opinione. No, no, non solo è bizzarro, ma è sbagliato. Ecco. È profondamente sbagliato. Questo mi consola sbagliato. Perché mi sento meno È profondamente sciocca. Sbagliato, perché per dare lavoro bisogna sapere bene che bisogna dare casomai più istruzione, più cultura, più specializzazione, questo è per dare lavoro, oltre che investimenti, come ha detto con buon senso il povero Bersani. Mi permetto di proporre una chiave di lettura radicalmente diversa da quella che abbiamo ascoltato. Evviva! Primo, un elemento, diciamo, dire faccio una premessa è sempre un errore in una discussione, però... No, cambiano canale. No. Una caratteristica fondamentale di una sinistra, e questa è una caratteristica che storicamente ha avuto la sinistra nel nostro paese, per fortuna, è quella di saper mettere al primo posto l'interesse generale del paese. E dunque qualunque scelta di governo deve oggi preoccuparsi innanzitutto di qual è l'interesse generale del nostro paese in questo momento e evitare, lo dico perché negli anni c'è stato sempre un feticcio che la sinistra ha dovuto combattere. Io ricordo quando ci fu il dibattito nella sinistra se il salario fosse una variabile dipendente o indipendente. Era una discussione fatta nel pieno di una crisi economica che aveva portato il tasso di inflazione allora a due cifre ed il problema dell'interesse generale del paese imponeva una riflessione attorno a questo tema e ci fu una discussione intensa, ricordiamo, Tortorella lo ricorderà, nella CGIL ne fu protagonista in particolare Lama e quello, in quel momento la sinistra riuscì a caratterizzarsi come una forza che ebbe il coraggio di affrontare questa questione. E via via di questi feticci, oggi il feticcio è quello dell'articolo 18. Il problema che pone, solo che il feticcio è per chi lo vuole togliere, voglio finire, voglio finire. Il problema che pone Renzi non è quello di ridurre i diritti di chi oggi ce li ha per poterli dare a chi oggi non ce l'ha. Quello che pone Renzi, e secondo me in questo senso è davvero fortemente un discorso di sinistra, è quello di cambiare radicalmente il sistema di protezione sociale di questo paese. È impossibile affrontare questa questione se non si tengono insieme il discorso sui diritti e il discorso anche sulla capacità finanziaria di gestire un nuovo sistema di protezione sociale, nel quale il tema fondamentale è che in una fase di riconversione produttiva del nostro sistema, perché questo tema non viene proprio affrontato, noi abbiamo per esempio il grande problema della cassa integrazione, che è un altro feticcio che costa tantissimo e non risolve il problema di chi perde il posto di lavoro e non consente di riqualificare la forza lavoro. Dunque il nostro problema oggi è questo. L'attuale sistema di protezione sociale impedisce di poter gestire questa fase di riconversione e dunque noi dobbiamo modificarlo. Ed io ritengo assolutamente coraggioso, innovativo, vorrei dire quasi rivoluzionario, il tema di costruire un nuovo sistema di protezione sociale che cambia le attuali sulla rivoluzione so che fra tre anni le dico questo però voglio sentire una battuta dalla presidente Fini con molto interesse però voglio sentire anche la sua opinione su questo punto poi nella pubblicità so che fra tre anni vuole entrare no la ringrazio se vuol sentire anche la mia opinione che è l'unica opinione di un uomo notoriamente non di sinistra esattamente però essendo stato invitato a discutere della sinistra ho in primo luogo il dovere di ascoltare ma mi sembra che il dibattito confermi per citare Mao, così non mi allontano troppo da un certo mondo culturale, quanto è grande la confusione sotto il cielo. Nel senso che è evidente che Renzi da tempo non crede più, e io dico per fortuna non crede più, in alcuni miti fondanti di una certa sinistra del passato. C'è qualcuno che può pensare che Renzi sia un sostenitore della lotta di classe? O c'è qualcuno che può pensare che Renzi sia un sostenitore delle magnifiche progressive sorti, per usare termini molto noti ai colleghi che sono qua. È una sinistra, come dicevamo all'inizio,
molto più imbevuta di una visione liberal-democratica. È una sinistra che vive il tempo in cui è chiamata ad operare, e questo crea delle enormi contraddizioni che poi risultano evidenti a chi segue la politica, anche nel dibattito che c'è all'interno di questo mondo di sinistra. Quando si parla dell'articolo 18 e di tutte queste tematiche, io ricordo che qualche tempo fa Renzi ha detto una frase che per me è suonata musica e mi ha fatto dire attenzione, perché qui il confine destra-sinistra è sempre più labile. Renzi ha detto testualmente: la CGIL è uno dei fattori di conservazione di privilegi in Italia. Ora, detto dal segretario del Partito Democratico, è davvero una rivoluzione, ma non so, l'attore, se chi è a sinistra deve essere felice o meno di questa rivoluzione. È radicalmente cambiato il modo di comunicare, in primo luogo, e secondo me anche quelli che sono i ceti sociali di riferimento. Perché se il PD oggi raccoglie il 40% dei voti, ho detto all'inizio e confermo, anche per la totale assenza di un'alternativa credibile, ma chi conosce Roma lo sa, ma i colleghi che sono qui sono uomini che conoscono le cose, e il PD prende più voti al Trieste Salario Parioli, che sono le zone per i non romani della buona borghesia, quello che un tempo era in qualche modo il nemico di classe, e meno voti al Trullo, che è una delle zone periferiche, ex borghesia. Beh, vuol dire che è cambiato totalmente il ceto sociale di riferimento. Questo impone. Il punto è quelli del Trullo, da chi si devono aspettare le cose? Si possono aspettare le cose da Renzi? Avranno risolte le loro questioni, e gli ultimi saranno ricordati? Questo è il, diciamo, sì, però rischiamo davvero di fare un dibattito più filosofico che politico. Cioè, io parto dal presupposto che oggi è anche politico, se parliamo di reintegro o non reintegro, se parliamo di. Siamo in una fase in cui La pubblica opinione chiede la soluzione del problema e non è più come un tempo disponibile a dire se la soluzione mi viene prospettata dalla sinistra in quanto tale è automaticamente positiva e da destra no, o viceversa, In una fase di pragmatismo si creano anche delle contaminazioni. C'è una parte della sinistra, secondo me, che considera queste contaminazioni anche culturali positive, c'è una parte della sinistra che le considera una diminuzio di una identità. Se può consolare, è lo stesso identico problema che io ho vissuto in piccolo con la destra, perché in questa fase, che è storicamente così diversa da quella, Tortorella è stato un artefice della storia repubblicana, noi ci siamo formati, l'attore nella prima repubblica, certo. E di tutta evidenza avevamo le scuole di partito. Quando quella ragazzina all'inizio dice io Berlinguer non so chi sia, no? Come tanti non sanno chi erano gli uomini della prima repubblica, ma è evidente che siamo in una società che forse quando sente questi dibattiti non li capisce. Ecco perché Speriamo anche che lo seguano, devo andare in pubblicità. Ecco perché Renzi è il pifferaio magico, perché se questi dibattiti non vengono capiti, Renzi è un affabulatore e quindi si porta dietro. Devo andare in pubblicità, consapevole che fra Toianni vuole intervenire. Scalo. Devo andare in pubblicità. È una chiacchierata molto informale. Beh, Carlo Lucarini. Eccolo qua. Innanzitutto, ecco, un microfono ci vuole, e poi senti, l'informalità richiede che non solo ci diamo del tu, ma ci togliamo anche la cravatta, perché no, il senatore se la possono togliere. Come se la possono togliere? Sono stata tutti finora. Stiamo parlando a coffee break, non è una cosa del Senato. Oh, ecco qua, non ti senti meglio, più libero? No, io la porto mai, per entrare qui è obbligatorio, quindi. Età? Età 60. Ah, portati bene. Provenienza? Sì. Provenienza, provincia di Roma, Monterotondo, da sempre a sinistra, prima PC, DS. Quindi siamo da PD. Base comunista. Sa fare ancora? Beh, non va più di moda, quindi. Ma lo sai fare? Fa vedere se lo sai fare. Ho fatto tanti anni. A proposito di sindaco di Monterotondo, vogliamo così en passant ricordare la brutta avventura che ti ha. Qual? Non so, una volta ti hanno arrestato, no? Sì, ma sono 5 giorni e mi hanno tirato fuori dopo 5 giorni con tante scuse. Certo, 5 giorni brutti però. 5 giorni perché stava, come dire, in vacanza. No, c'era di mezzo un weekend. La famiglia di Carlo Lucarini.
ha una moglie che fa l'insegnante e una figlia che fa l'università. Ora, a parte la figlia che fa l'università, c'è una cosa in comune con Renzi. La moglie insegnante. La moglie insegnante insegna al liceo. Parlando del tuo capo partito, ti è simpatico? A me sì, quanto è simpatico? Vabbè, ti definisci... è uno che ha portato una ventata di novità in un momento in cui la politica... Ti definiresti un renziano della prima ora? La prima ora, no, della seconda. La seconda ora. Il primo congresso ha votato Bersani, l'ultima volta ha votato per Renzi. E in Senato che fai esattamente? In Senato io mi occupo di esteri, sto in commissione esteri. Mi permetti una piccola cosa, non per essere le Iene, però proprio una domandina così, visto che ti occupi di esteri. Almeno tre paesi con cui confina l'Ucraina. L'Ucraina confina con la Russia, con la Romania, confina con la Polonia. Facciamo anche l'esame di lingua, così, che lingua no, è? Lingua no. Lingua, niente, non la facciamo. No. Come si dice zia in francese? Tu sapresti rispondere? Maon. No, zia. Ah, zia. Zia, ma tante. Ah, beh, preparatissimo. Pompe, un zio, tante la zia. E che come musica che ti piace? Cioè, roba... No, mi piace molto Venditti, mi piace beh, molto siamo sempre... De Gregori, questa roba qui. Cioè, siamo sempre qua, siamo, cioè... Compagne, però... ricordo un po' quando ero più giovane. Guccina ha votato per Renzi. Ah, Guccina ha votato per Renzi. Questa è una notizia, Guccina ha votato per Renzi. Va bene, finiamo con questo. Guarda, una cosa che ti piace e una cosa che non ti piace di Renzi. Ti ho portato una verità. Di novità che prima non c'era. Una cosa che non ti piace? Non mi piace che spesso promette troppe cose, con i tempi che corrono qui nelle camere è difficile poi mantenere quei ritmi delle sue promesse. Grazie, salutiamo anche il prego, signore, lei è? Tutti lei. Perfetto, sì, grazie. Lugherini. La nostra digressione con i Vomei, mille, li conosceremo tutti, uno per uno, quest'anno ci siamo dati questo impegno. C'era la Torre che ricordava che De Gregori ha votato Monti? No, dichiarò in un'intervista quella sera che alla Camera votava Scelta Civica e al Senato PD. Ah, ecco, no, che così era, per chiarezza, per precisione. So che Fratoiani voleva intervenire, tra l'altro io poi vorrei arrivare anche al tema giustizia, perché ieri Renzi ha parlato della svolta, vediamo se ce la facciamo, magari... Proviamo ad essere più sintetici in questa parte, no, prego. Molto rapidamente. Lavoro ancora, sì, suppongo. Sì. No, molto rapidamente, perché il senatore Latorre diceva è il contrario, è un segno afflato, addirittura rivoluzionario. Io dico, bene, siamo prontissimi a discutere di un grande cambiamento. Si vuol discutere dell'allargamento delle tutele e si parte dal tema degli ammortizzatori sociali. Benissimo. Intanto mettiamo le cose in ordine. La cassa integrazione... è una cosa, la cassa integrazione in deroga è un'altra, la cassa integrazione la pagano i lavoratori, bisogna che ce lo ricordiamo, non costa molto come la cassa integrazione in deroga, riformiamoli e per esempio partiamo dall'idea di costruire una forma di sostegno al reddito generalizzata che sottragga, tanto per cominciare, tutte le giovani generazioni di questo paese dal ricatto insopportabile della precarietà, quello per cui se proprio ti va bene devi trovare un lavoro senza diritti, sottopagato, che non sai quando finisce, sai quando comincia, quando ti va bene. Ma non sai quando finisce, di solito finisce molto presto. Ma tutto questo con l'articolo 18 non c'entra niente. Perché l'articolo 18 ha una funzione, quella di impedire che qualcuno possa essere licenziato senza giusta causa, generalmente per motivi discriminatori che abbiano a che fare con la sua confessione religiosa, col suo stile di vita, con la sua attività politica. Eliminare il reintegro non ha niente a che vedere con la possibilità di aumentare le occasioni occupazionali. Il problema sta tutto da un'altra parte, sta nelle politiche industriali, che è un tema che ormai è completamente scomparso dal dibattito pubblico, sta nella discussione su quali siano i veicoli per ricostruire una capacità competitiva del paese oggi in questo quadro economico, dentro la globalizzazione. Lo diceva prima al dottor Torella, io sono completamente d'accordo, possibile che non si discuta più del fatto che l'Italia è agli ultimi posti in Europa per investimenti in ricerca, in innovazione, in cultura, in formazione, e non si discuta del fatto che questo sì che è un settore, è un elemento di penalizzazione fortissimo della competitività del paese, delle nostre imprese, del fatto che il sistema industriale, gli asset sono tutti in vendita, che l'Italia si sta progressivamente deindustrializzando. Questo è il problema. Non è l'articolo 18. Che i cervelli migliori vanno all'estero. Sull'articolo 18 si è costruita, qui sì, una potente battaglia ideologica, solo che si è fatta non dalla parte dei lavoratori, cioè di chi dovrebbe tutelare i propri diritti, ma si è fatta dalla parte di chi ha lavorato per toglierli quei diritti.
Questo è il problema. Allora io penso che o si rimette, diciamo, in ordine il discorso, a cominciare da un fatto, lo diceva prima la nostra conduttrice, è curioso che in un paese nel quale la disoccupazione continua sempre a salire, la discussione parta sempre da come si fa a licenziare meglio e non da come si fa a dare nuova occupazione. C'è un rovesciamento del punto di vista e questo è il problema. Ed è su questo che alla fine le chiacchiere sbattono la testa contro il muro, perché quando di fronte agli annunci, alle promesse, alle ipotesi, i dati reali, i numerini ci dicono altre cose, continuamente un, diciamo, debito che cresce, un PIL che va sempre col segno meno, questa roba produce una spirale dalla quale non si esce. Si dice che bisogna riformare l'Europa. E come si fa a riformare l'Europa se la massima ambizione è chiedere un po' di flessibilità in trattati che vanno invece riscritti? Perché per esempio si decide aspetta, di togliere... Aspetta, l'esempio lo teniamo un attimo fermo lì, voglio sentire l'autore. Ma come facciamo a cambiare l'Europa se poi nessuno, Renzi ieri ha detto con estrema chiarezza che non si costruisce una nuova prospettiva di lavoro cambiando le regole. Il tema delle regole allude ad un altro discorso, che non è quello di procurare nuovo lavoro, cioè non è che io devo togliere l'articolo 18 perché questo mi farà maturare nuovo lavoro, perché questo non è assolutamente vero. E Renzi lo ha detto con estrema chiarezza, ha detto noi dobbiamo radicalmente cambiare il sistema di protezione sociale e in questo contesto entra anche l'attuale sistema di diritto del lavoro, perché l'attuale non è soltanto l'articolo 18, santo cielo, io insisto su questo aspetto, rifugiarsi nella difesa strenua soltanto di questo articolo significa voler e dire che il problema è un altro, significa voler, a mio avviso, non affrontare il tema di un nuovo sistema di protezione sociale, che è quello proprio di come io accompagno anche chi oggi purtroppo perde il lavoro, oltre a chi non lo ha, verso una nuova occupazione. E come io lo formo. E da questo punto di vista invece Renzi ha detto che la priorità oggi è la formazione, è l'innovazione, è la ricerca e sono le politiche che a sostegno di questi obiettivi. Sì. Così come sul tema Europa, e non ne parliamo perché non vorrei... Noi abbiamo posto un altro problema, il problema non è la flessibilità, il problema è per esempio sti benedetti 300 miliardi di cui ha parlato Juncker, quando li vediamo e come li spendiamo, questo è il punto. Renzi forse cerca di quadrare il cerchio, da sempre è impresa impossibile, perché lo dico? Perché, e anche il dibattito mi conferma in questa impressione, Renzi, quando parla del mondo del lavoro, è evidente che non si rivolge solo all'operaio, al dipendente, a colui che rischia di perdere il lavoro, e non si rivolge nemmeno soltanto al giovane che il lavoro non ce l'ha. Tenta di rivolgersi anche al popolo delle partite. Bravi, è giustissimo. Il superamento del conflitto capitale-lavoro, che non è mai stato uno degli obiettivi di una certa sinistra, quella ideologica, che non a caso aveva dei riferimenti culturali assai diversi dal liberal capitalismo, è forse il terreno su cui Renzi prova ad operare la sintesi. Dico prova e dico quadrare il cerchio perché secondo me non sarà in grado di farlo, ma non perché lui non sia all'altezza, non sarà in grado di farlo per le tante contraddizioni che ci sono in questo momento nella società italiana. E per resistenze più interne e anche per qualche giochino che potrebbero tirargli, diciamo, gli alleati, quelli ufficiali e quelli non ufficiali. Per le resistenze interne, ma per le resistenze della società, perché poi quando si va a parlare soprattutto con il popolo delle partite IVA, non dico Confindustria, ma quando si parla con il datore di lavoro, si scopre che così come ci sono delle resistenze da parte, diciamo, di alcuni sindacati conservatori, io sottoscrivo quel che ha detto Renzi per certi aspetti, la CGIL è un freno, ma ci sono anche delle forti resistenze da parte delle associazioni imprenditoriali. Allora, una politica che non sia in grado di esercitare un'effettiva leadership e in alcuni casi, secondo me, eserciti più una followership, gioco con l'inglese, vale a dire segua degli umori piuttosto che guidare, è una politica che vive di propaganda. Io credo che Renzi oggi sia un ottimo propagandista, ma che riesca in questa sintesi così ambiziosa è molto molto difficile. Al dottor Torella. No, volevo dire una cosa a proposito del conflitto capitale-lavoro testé citato. Questo è un altro feticcio ideologico, diciamo,
Perché la sinistra storica, dica, che non esiste più, ecco, non parlo della sinistra storica che ho detto prima, cioè quella dell'Ottocento, parlo della sinistra storica del Novecento, diciamo. Non tutta era così schematica sulla questione del conflitto capitale-lavoro. Abbiamo capito benissimo che bisogna fare in modo che, particolarmente nelle piccole imprese, eccetera, ci sia una cooperazione, ci sia una reciproca intesa, eccetera. Ma la questione della lotta di classe, e cioè del conflitto generale, non è che sia superata, è una specie di legge della società. Vede, il più grande capitalista americano, il più intelligente, quello che non ha perso neanche una lira nella crisi, Buffett si chiama, che però vive in una casa di 5 stanze a New York e non cambia, vero? È il più grande miliardario americano, eccetera, tra l'altro qualche esempio anche i miliardari delle volte gli danno, eccetera, perché lì dicono a mio figlio, io gli do soltanto quello che gli basta per vivere. È vero, non gli do tutto il capitale, eccetera, fondano associazioni, vabbè, lasciamo perdere. Stiglio. Comunque questo Buffett ha detto, Stiglio, siccome qualcuno lo interrogava, questo Buffett, un giornalista, sì, lo interrogava, dice, ma certo che la lotta di classe è sempre esistita e l'abbiamo vinta noi. E questa è la verità dei fatti. In Italia, i 15%, come dicono le statistiche, oltre il 15% del reddito si è spostato sul capitale con l'idea, e sulla rendita, con l'idea liberistica che avendo maggiore quantità di risorse, diciamo coloro i quali rappresentano il capitale, il sistema finanziario, eccetera, non i singoli, avrebbero investito, non hanno investito un tubo. Così non è andata. Questo dobbiamo dire la verità. A un certo punto, guardi che Greenspan, bravissima persona, eccetera, ma ha ricordato che il capo della Greenspan era il capo della Federal Reserve, l'ha ricordato Friedman in Italia, vero? E ha detto abbiamo sbagliato. I mercati non possono tutto. Io ho sentito anche nella sua trasmissione di ieri una persona molto intelligente come l'ambasciatore Romani, i mercati, eccetera. Sì, i mercati ragionano come diceva lui, cioè ragionano sulla base del profitto, ma ragionando sulla base del profitto immediato non vedono le necessità, non le necessità soltanto del popolo, ma le necessità stesse dell'economia. Chi ha portato alla rovina le banche americane? Lehman Brothers si è fallita, ma stavano per fallire tutte, hanno investito 7.000 miliardi di dollari pubblici per salvare le banche, adesso c'è la ripresa, ma certo hanno investito perché hanno la possibilità di farlo, hanno dovuto investire i soldi, hanno dovuto ricorrere allo Stato i liberisti per salvare allora le banche. Allora la ricetta per lui qual è? Per Renzi, se Renzi potesse dirgli facciamo questa cosa il problema è un altro, il problema è questo, che il fatto di dire Renzi non è certo quello della lotta di classe, benissimo, d'accordissimo. Benissimo, nel senso, però deve saperlo che questa cosa esiste, un uomo di sinistra, deve saperlo, e deve sapere quando affronta per esempio il problema del lavoro, che è nel profondo della società, è vero che si deve anche mutare, ma la ricetta di Ichino credo di averlo fatto io deputato la prima volta, vero? Quindi non sono sospetto di anti-ichinismo, vero? La ricetta di Ichino, che è quella della Danimarca, è in crisi in Danimarca. È in crisi in Danimarca, non c'hanno più i soldi per sostenere quella cosa là. Quindi è un po' illusorio dire facciamo come la Danimarca, perché la Danimarca è un piccolo paese e ha avuto le risorse per farlo. Come è venuta la crisi? Il sistema universale che porta sullo Stato, diciamo, sulle imprese, il sistema di sicurezza, in modo che tutti quelli che perdono il lavoro abbiano un certo periodo di tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo sistema è molto difficile da realizzare senza i soldi. E quindi smantellare quello che c'è. Si può fare, credo che io non voglio ingerirmi, sono contrario a quei vecchi che dicono ai nostri tempi, no, ai nostri tempi niente, abbiamo fatto tanti errori, lasciamo perdere. Quindi capisco che i giovani devono fare una politica nuova, ma devono però badare ai dati della realtà. Quindi se il trasferimento di risorse
in alto, cioè verso il capitale e verso la rendita, non è servito, devi stare attento alla redistribuzione della ricchezza e non soltanto... Al momento questa attenzione lei la vede? Mi dica solo un sì o un no? Io penso di no, no, non la vedo. Devo andare in pubblicità, poi vorrei anche parlare della svolta sulla giustizia dopo. Ha detto Renzi, è la svolta. Abbiamo questa situazione un po' simile a quella di ieri, nuvole che entrano da ovest, vedete hanno preso un po' tutta la parte occidentale della penisola, qualche temporale, ancora un po' lontano, non è un ingresso duro, non porta grandi sconvolgimenti, però ci conferma questa situazione che in un complesso stabile, abbastanza stabile, però entrano ancora queste nuvole, quindi se vogliamo tradurla, pressione alta ma non troppo, non abbastanza. Che cosa succede nei prossimi giorni? Giornata di oggi, queste sono le piogge complessivamente previste nelle 24 ore, vedete che la parte più intensa, col giallo che sono precipitazioni abbondanti, si mantiene ancora all'altezza della Francia, però i nostri versanti occidentali qualche debole pioggia, il verde indica piccolissime quantità di pioggia. Ci sono. Giornata di domani, guardate tutta la parte occidentale, nord-ovest, Corsica, Sardegna e poi alla fine anche la Sicilia, ma qui c'è una risalita di aria umida e sarà anche molto calda dall'Africa, quindi un tempo più incerto su questi versanti. Guardate venerdì, qui c'è una fascia che prende Liguria, Corsica, Toscana, poi Emilia-Romagna, Umbria, anche le Marche nel pomeriggio e qui avremo delle piogge, mentre sulle zone alpine ci sono le piogge, quelle del pomeriggio, associate a quelle nuvole che si formano nel pomeriggio, e al sud poco o nulla. Le temperature, abbiamo detto, sono relativamente alte, soprattutto sulle isole maggiori e sulle coste tirreniche. Già vedete, avevamo fatto vedere le temperature previste per sabato, altissime sul Nord Africa, e lì, come dire, un po' ci sta, anche se siamo a settembre, ma forse si sfioreranno i 38-40 gradi anche in Sardegna. Una soffiata calda di scirocco, e questa è un po' la situazione. Il tempo, dopo queste nuvole, queste piogge, nel corso del fine settimana tende a migliorare, per cui c'è il rischio, non vorrei dirlo, ma c'è il rischio che domenica possa essere una giornata così come indica questa foto che ci ha mandato Giovanni, che è di domenica scorsa, non è di chissà quale altra estate, siamo al Conero, questa è Baia Portonovo, e dice Giovanni, settembre può essere un mese molto bello, e noi lo sappiamo, ci crediamo e ci speriamo, comunque il fine settimana sarà forse migliore che tutta la settimana per una volta, guarda un po' che ti dico. Incredibile, Paolo Sotto Corona che dà una buona notizia, è incredibile. Grazie a Paolo Sotto Corona. Allora ci scrivono da casa, io adesso davvero vi devo chiedere, per poter leggere quante più mail riusciamo a leggere, di essere veloci negli interventi. Leggerò la prima, questa è Renato Di Mauro. Renzi, leader della sinistra, predica il garantismo adesso, diversamente da quanto fatto per cancellieri, Galan, eccetera. Non vuole lavoratori di serie A e B, ma ha elargito 80 euro a famiglie in cui entrano uno o più redditi di 1.400 euro e niente ad esodati, incapienti e pensionati. Ha criticato e spodestato Letta, il quale chiedeva 18 mesi per le riforme, ma lui pretende 1.000 giorni. Potreste chiarire queste apparenti antitesi per evitare che qualche gufo possa, mancandogli di rispetto, contestarlo? Guardando la sinistra attraverso Renzi potrebbero sorgere dei dubbi. Fratoianni? Direi che sono d'accordo quasi su tutto. L'ha mandata Fratoianni. Sul garantismo qualche dubbio. No, io ve le giro, le ha mandate a noi. No, sono d'accordo su tutto, sul garantismo qualche dubbio. Io penso che in questi anni, in questi 20 anni, il dibattito sulla giustizia in Italia sia stato sostanzialmente, diciamo, sottratto alla disponibilità pubblica, naturalmente da un fatto, cioè dal fatto che il principale protagonista della storia politica, Berlusconi, abbia scelto di condurre una guerra contro la giustizia e contro la magistratura, e la difesa di quella guerra ha impedito però che se ne discutesse, provocando un arretramento culturale anche di tanta parte della sinistra, per esempio sul garantismo. A me pare che questo sia un fatto di civiltà e dunque solo su questo punto un elemento di differenza, su tutto il resto devo dire che non fa una piega. Presidente Fini, è una svolta quella sulla giustizia, Renzi ieri l'ha definita così, ha detto se volete parlare di svolta, Renzi usa, parlate Renzi di svolta. Renzi usa molte volte frasi ad effetto, enfatiche, la svolta, punti a capo, cambiamo verso.
In realtà credo che Renzi abbia detto una, chiedo scusa, banalità, vale a dire che essere garanti di un precetto costituzionale è un dovere per tutti, si è innocenti fino al terzo grado di giudizio. Probabilmente avrebbe dovuto, secondo me, aggiungere un concetto, vale a dire che un conto è la necessità di considerare innocente il cittadino che viene condannato in primo e secondo grado, altro è l'opportunità, non tanto sull'avviso di garanzia, ma in caso di rinvio a giudizio o addirittura di condanna di primo grado, è l'opportunità di mantenere o meno i ruoli pubblici che... Però diciamo, al tema, all'ordine del giorno c'era la vicenda dei Scalzi, no? Perché era evidente, si faceva riferimento a quello, l'amministratore delegato dell'ENI. Ad un certo punto mi sembra però, vi chiedo aiuto, di ricordare che il Senato si era pronunciato sul fatto che vi fosse una sorta di patentino, no? Per chi doveva occupare un ruolo prestigioso in una società come può essere l'ENI, in cui lo Stato è, diciamo, significativamente presente. Allora la domanda è, c'è un problema, come dice il Presidente Fini, di opportunità persino dinanzi all'avviso di garanzia? No, no, sull'avviso di garanzia io per primo direi di no. Cioè, di no. Condivido quello che ha detto Renzi, non si può mandare a casa un manager, che io non conosco, quindi non so se è bravo o non è bravo, che guida una delle più grandi aziende, la più grande azienda italiana, per un avviso di garanzia che può essere... tempo qualche mese annullato. L'opportunità io la vedo in caso di rinvio di giudizio, ma soprattutto in condanna di primo grado. Però ripeto, ricordavo, credo che si chiamasse il codice di onorabilità, però aiutatemi. Fu approvata un provvedimento con il quale si sottoponeva alle aziende un'ipotesi di questo tipo. I consigli di amministrazione delle aziende, riunitesi, la gran parte ha ritenuto di non accogliere questa sollecitazione e con riferimento all'avviso di garanzia io penso che sia stato giusto non accoglierla. Per la semplice ragione che intanto, come diceva Fratoianni, tra l'altro in questo Renzi ha fatto ancora una volta una cosa di sinistra, perché il garantismo è nel DNA della sinistra e purtroppo, io su questo sono molto d'accordo con quello che diceva Fratoianni, è stata molte volte giustizialista negli ultimi vent'anni, anche per il ruolo che ha avuto Berlusconi. Negli ultimi vent'anni è stata prevalentemente giustizialista, drammaticamente giustizialista, dico io, anche in virtù del fatto, come ricordava Fratoianni, che Berlusconi ha fatto, lui sì, un uso politico della giustizia che ha impedito al nostro paese di misurarsi con un grande problema, che è quello delle disfunzioni della giustizia e di un riequilibrio dei poteri all'interno del sistema giudiziario. Detto questo, sul tema dell'avviso di garanzia, noi non dobbiamo dimenticare un particolare. L'avviso di garanzia è un atto dovuto. Ed è addirittura fatto a garanzia dell'imputato che viene informato del fatto che è oggetto di un'indagine. E dunque l'uso che noi abbiamo fatto in questi anni dell'avviso di garanzia è esattamente in contrasto con il principio dell'avviso di garanzia. L'Associazione Nazionale dei Magistrati, ma Renzi non voleva assolutamente prendersela con i magistrati. Ma guardi, cioè, loro si sono un po' risentiti, ma il suo giudizio non voleva prendersela con lui. Io però penso, per esempio, che se c'è una condanna in primo grado, io penso che dopo una condanna in primo grado chi assolve a funzioni pubbliche è bene che non assolva a funzioni e a ruoli pubblici. Aldo Tortorella, dobbiamo salutarla come una svolta quella di Renzi. Adesso io sono una donna semplice, no? Per cui le dico le cose come le penso. Sì. Proverò. Io penso che se c'è una grande azienda che dà lustro al paese, pur essendo io una garantista, penso che magari uno sceglie una persona che l'avviso di garanzia non ce l'ha. Guarda come sono fatta strana. Sì. E penso che un paese in cui alla fine in tutto il Parlamento, il via libera è questo, e parlo solo di opportunità politica. No, ma quando è stato scelto non l'aveva l'avviso. Certo, ma se... se mi devo esprimere, fossi io il dovessi esprimermi, mi interrogherei, mettiamola così, su questo punto, perché preferisco un Parlamento in cui magari ci siano meno avvisi di garanzia, preferisco delle imprese nelle quali ci siano meno avvisi di garanzia, non so, forse preferisco un paese migliore. Dunque, lì c'è un problema di uso delle parole, diciamo, queste due parole, giustizialisti e garantisti, sono parole inappropriate, non c'è dubbio che la sinistra è per sua natura
garantista, e che vuol dire che è per il rispetto della legalità. La legalità, diciamo, li uccide, si diceva una volta, diciamo, da parte della sinistra, cioè uccide coloro che vivono nella illegalità, e spesso, diciamo, l'establishment non è proprio così pulito come si pensa, vero? Quindi è garantista, ma il garantismo vuol dire rispetto della legalità, questo vuol dire il garantismo, non vuol dire impunità, l'impunità, perché il pasticcio è nato da questa vicenda. Allora sono diventati giustizialisti tutti quelli che dicevano: se questa persona è condannata non può fare una certa cosa per decenza internazionale, per decenza interna, per rispetto delle persone oneste e per il fatto che se c'è l'impunità del disonesto, gli onesti ovviamente saranno tentati di non essere più tali. In un paese che ha già un problema, no? Allora, con il concetto allora, di legalità. Non si deve adoperare queste parole così genericamente, diciamo. Quello che dice Renzi, che l'avviso di garanzia è corretto, diciamo, che l'avviso di garanzia non è una condanna. Ma è corretto anche quello che dice il cittadino comune, è vero? Perché dice: con tanti manager che c'è, dobbiamo. è possibile che sia l'unico che possa garantire il buon funzionamento dell'ENI, vero? Ecco, purtroppo, tra l'altro, questo problema della corruzione interna e internazionale è un problema drammatico. Però non dimentichiamo che quando successe il caso Lockheed, tanti, tanti anni fa, era un'azienda americana che corrompeva per avere commesse, successe anche in Italia. Ci fu uno scandalo enorme. Adesso sembra che siccome ministro della difesa, Tanassi, ministro della difesa, si dovette dimettere, eccetera, eccetera. Adesso sembra che avendo corrotto in Nigeria, dice: cosa vuoi fare, la Nigeria? No, a parte che si dice che abbiano preso soldi anche i nostri corruttori, diciamo. No, questo non va bene, perché questo disonora il nostro paese, così come gli americani pensavano che il caso Lockheed disonorava gli Stati Uniti. Buongiorno Mirta Merlino. Buongiorno Tiziana, ben trovata. Eccoci qua, ieri Renzi ci ha divise, ci ha separate. Però oggi parliamo tutti di Renzi, ovviamente. È stato il giorno di Renzi, discorso alla Camera, discorso al Senato, segreteria. Renzi garantista, dice il fatto come Craxi e Berlusconi. Renzi le elezioni anticipate, Renzi la riforma del lavoro. Noi abbiamo molti ospiti: Nunzia De Girolamo, Augusto Minzolini, Corradino Mineo, Marco Cobianchi, Marcello Sorgi, Mario Sechi, ma sopra tutto abbiamo Pierluigi Bersani, che dopo il pomeriggio di ieri sarà molto interessante sentirlo, sia sull'articolo 18 che ha messo in subbuglio il PD, sia naturalmente sulla segreteria, che è unitaria o è monocolore. Lo vedremo fra poco. Allora, tra pochissimo l'aria che tira. Nelle strade italiane a destra si va piano e si posteggia e si sorpassa a sinistra. Renzi corre e sorpassa, ma va a centrostrada. Questo è Beppe Ferlito. Ci scrivono da casa tante cose, mi piacerebbe leggere di più. Domani ci proviamo. Grazie a tutti gli ospiti per essere stati con noi. Arrivederci a domani.